Oddio, l'attacco di una mano. Ah, no, ci sono. Allunghiamo la luce. Pirugia di Maria Zorro, che cambi e scambi. No, non ci voglio credere. No. Muovi. Poi si sa che finiscerà tutti nel looper, vero? Finiscerà? Finiscerà. Finiscerà. Cancelliamolo. Dai, adesso fai il serio. Lui il serio. 3, 2. Dai, ma non si può con dei capelli del amore, genere. Amore, dai, però, non me ne vai. Se per no dei ring non lavare. Ci siamo. Pronti? 3, 2, 1. Dai, allora. E non inizieremo mai. Dai. Abbiamo troppi ciuffi. E sei anche sbiadito. Sono slavato. Sono slavato. Dovremmo stare così, un po' più vicini. Se no, non abbiamo ne uno. Il bello di una youtuber è che non si vede quello che sta. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes that day. Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video, un video di cui lui non sa assolutamente niente. Molto bene, okay. Volevo dire zero, però ho detto niente, fa lo stesso. Lui non sa di che video si tratta perché assolutamente non deve essere preparato, perché voglio vedere quanto è preparato. Hai un margine di 3 errori. 3 errori. Se superi i 3 errori, cioè se fai il terzo errore, dovrei fare una penitenza. Già bella lei. Eh sì, è il boyfriend tag, quando faremo il girlfriend tag. Quando faremo il girlfriend tag, potrei farmi tu a me una punizione in caso di 3 errori. In questo caso li farei tu. Ma 3 errori a domanda? No, 3 errori su tutte. Se ne fai 30. È un po' poco, non pensi? Ma io mi auguro che tu mi conosca. Ma è un po' poco, almeno 10. Sono sicura che... Il 10%. Ma dei 10. Sono sicura che non sbaglierai niente, perché tu mi conosci e mi ami. No, tutti gli altri hanno fatto 3, quindi io anche tu. Ma non saranno 30 gli altri? Sì, sono quelli per tutti. Vabbè, io sono pronti. Pronti? Partenza. Via. Dove ci siamo conosciuti? La fotosintesi, claro. Dai, dove in ci pizzeria. Siamo... In pizzeria. Dove siamo andati al nostro primo appuntamento? Allora, da soli... Eh certo, primo appuntamento io e te. In centro. Io e te. Hai ragione. Hai ragione. Perché mi ricordavo il giapponese? No, era dopo. È la prima volta da soli, eravamo andati in quel bar a prendere il caffè. È vero, in un bar in centro a prendere il caffè. Io avevo preso un tè. È vero. E tu il caffè. Anche lì alla fine abbiamo scoperto che... Amici! Abbiamo pagato una schioppettata perché il caffè 1,30€. E come tè, cosa mi faceva girare le palle? Ma il tè 4 euro tutti. Infatti ho detto, oh, c'è qualcosa che non mi quadra. Non mi ricordo i prezzi, sinceramente. Mi ricordo io il colore. Terza domanda, e non meno importante. Qual è stata la tua prima impressione di me? Cosa hai pensato la prima volta che mi hai vista in mezzo agli amici? Che era una donna interessante e che meritavi di essere conosciuta. Io adesso ti abbraccio, bacio. No, mi mandavi via. Quando hai incontrato la famiglia? Quando hai incontrato la famiglia? La primavera o... No, in che occasione la prima volta hai visto la mia famiglia? Allora, la prima volta che ho visto la tua famiglia è stato il tuo compleanno. Quale compleanno? Quando ti ho fatto la festa sorpresa. Quale compleanno?
adesso ne hai 30 e quindi il 27esimo, con 3 anni fa. 27esimo, sì. Matematica, 30. Non calcolo, stai calma, sono sereno. Ho qualche strana ossessione? La pulizia di quando viene qualcuno. Non è vero. Sì che è vero. Ehi, non dire le bugie. Ci tengo. Come tutte le donne, che quando viene qualcuno deve essere a posto. Amore, inizieresti a spolverare pure la polvere perché si è pulita pure quella. Esagerato. Quanto tempo stiamo insieme? Di preciso. Allora, di preciso sono tic tac tic 2 anni tic tac tic tac e 11 mesi tic tac. Tradizione? Abbiamo una tradizione? Una tradizione solo nostra? Sì, certo, si parla di coppia. No. Prendo una tradizione. No, secondo me c'è, ma non ce la ricordiamo. Quindi il mio è un errore. Ci sfugge. Qual è stato il nostro primo viaggio in macchina? Ottava domanda. Viaggio in che senso? Da qui al centro conta o... Primo viaggio in macchina. Viaggio, amore, via. Allora, via. Limone Piemonte. Bene. È stata la prima cosa che hai notato di me? Gli occhi. No, davvero. Qual è il mio ristorante preferito? Sto cercando il nome, il giapponese, quello dove siamo sempre andati. No. Come no? Sempre andati? In realtà il mio preferito è uno che è un po' caro. Siamo andati una volta sola, che c'era anche Rosa e Marco. Sì, il Sushi Sound. Poi, in momento litighiamo di più? Nessuno. Noi litighiamo su tutti indistintamente. Non è vero. Ora, l'argomento sul quale litighiamo di più in assoluto è sia io con lei, sia lei con me. Mi hai distrutto il mignolino, cazzo che do! Ordine. Il disordine. Ma quando mai ti chiamo per il disordine? Ma se mi hai cazziato 10 minuti fa perché c'erano i miei vestiti in giro. Ma io perché dovevamo fare il video? E io ti ho cazziato perché puntualmente no, lasci la piastra. Amore, non è vero, parliamo di litigate serie. Litigate, non mintavolate. Cose serie. Quando ieri ho fatto volare la piastra. Io direi gelosia. La cosa per cui si discute un pochino di più. Sì. Dopo il disordine. Ma non è vero. Vabbè. Allora, gelosia. Ma insomma, non è vero che litighiamo per il disordine. Ma discutiamo. Ma non è vero, ma quando? Litighiamo, ve lo dico io perché. Quando lui è a casa al mattino, io sono al lavoro perché fa il pomeriggio, mi fa trovare il letto da fare. È successo una volta sola. Sì. Chi porta i pantaloni nella nostra relazione? Io li porto e li lava. Ma che cazzo? Non c'è un ruolo dominante né mio su di lei né lei su di me. Non dire feste facce perché... Ma no, non è vero. In questo, grazie a Dio, siamo molto complici. Poi, se sto guardando la televisione, che cosa sto guardando? Masterchef. Vabbè, adesso mi sono presa bene da poco di Masterchef. Prima? Prima Grey's Anatomy. È vero. So che è vero. Che non mi piace? L'aglio. Vabbè, un cibo. La carota cotta. Ma proprio che non riesco, che non mangerei mai? Perché quello, bene o male, se mi invita qualcuno e mi trovo delle carote cotte, non è che... Da, proprio che non riesco a mandare giù.
che proprio la sputerei, cioè è una roba proprio Anche se io sono riuscito a fartelo mangiare. Che cosa? Il pesce con le rische. No, quella è una cosa che riesco a mangiare bene o male, mi danno solo fastidio le spine. Io parlo proprio di una cosa che non va giù. E io mi sono messo lì e gliel'ho pulito tutto. Dopo averlo pulito a Fede, l'ho pulito a lei. E mi è intanto diventato un baccalà congelato. Sono 30 domande. Va bene. Quindi una cosa, ti do un indizio. È un formaggio. Ah, il gorgonzola. Ordino da bere quando mangio fuori. O acqua frizzante con Coca-Cola light. Anche quella coca normale. Le scarpe? 40. Bravo amore. Il sandwich preferito? Cotto e formaggio. Dai. Cotto e formaggio? Il toast. Cotto e formaggio? Crudo, il preferito preferito? Crudo e formaggio allora. No. Ma se lo prendi sempre? Primo errore, toppato, prosciutto e maionese, il panino cotto e maionese. È il top dei top. È vero. Che talento ho? Tutti. Come si cantare, muove? Cantare, cucinare. Sei simpatico. No, ma talento, talento. Talento, talento, sei bravissima a cantare e a cucinare. E mai? Ma come? Ma perché devi dire bugie? Sì, mai, ha solo l'app sul cellulare per cantare, ma non canta mai, Mai. Ha cantato pure al cinema, però vabbè. Vabbè, ma dai. Che cosa mangerei tutti i giorni se potessi? Nutella. Tutto. Nutella e o sushi. Sushi di più della Nutella. La Nutella subito dopo il sushi. Sushi pucciato la Nutella. Esatto, e via. Sono i miei cereali preferiti? Allora, vedendo la voracità con la quale ti sei mangiato quelli alle in realtà non sono quelli, basta, non dico più niente. No, lo so, sarei tentato di dire quelli, ma so che non sono quelli, sono i complex. No. Secondo errore, gli anellini di miele. No, i cornflakes sono i cornflakes. Quindi musica preferita? Straniera. Bravo. Qual è la mia squadra preferita di calcio? Non seguendo il calcio. Essendo che non lo segui, sei simpatizzante per l'Italia, basta. Bravo. Che colore sono i miei occhi? Marroni. Sono marroni? Amore, sono marroni. Con delle piccole sfumature nere. Nere? Nere! Hai sbagliato! Come no? La pupilla non è nera. No, hai sbagliato. Occhio, ultimo tentativo. Hai sbagliato. Hai ancora un mezzo tentativo. Codi quello. Guardati. Guardati. Sono marroni. Pazzo, ha dei seri problemi, ignoratelo. Dico marroni solo? Solo per farmi fare la penitenza. Certo. Chi sono i miei migliori amici? Hai una migliore amica ed è Marta. Cosa che faccio che tu vorresti che io non facessi? Sgridare di continuo il cane, perché non sta facendo nulla in quel preciso momento. Ma lo sgrido perché non sta facendo nulla, ma se fatti che picche con le zampette sono fastidio. Ma sta solo camminando, poverina. Ma cammina, ma vuole sempre stare al centro dell'attenzione. Stiamo facendo lì 10 minuti, riuscirà a stare da sola. Vuole no? Stare con noi. Chi se ne frega, chi se ne frega. Il motivo per cui si chiama di più il cane. Da Marte. Allora, dicono che le donne vengono da Venere e gli uomini da Marte. Quindi sei una che viene da Venere. Dove vengo? Da Torino. Che prepareresti per il mio compleanno? Ovviamente in base ai miei gusti. Cioè, quale torta potrebbe piacermi? Allora, o la sacher oppure cioccolato e cocco. Effetto Bounty.
Giusto la seconda. Però in realtà adesso ha indovinato, quindi non sto a dirgli. Però voglio vedere se ti ricorda. Sucker X. No, mai per il compleanno, non la vorrei. No, però se troppo ti ricordi, pesante. Però è giusta la seconda. Infatti al mio compleanno mio padre mi ha regalato la torta di te pasticceria. Te la fare io anche. Sì, vabbè, cacao e cocco. Però la torta che adoro ancora di più di cioccolato e cocco, comunque è giusta, però io adesso te lo ricordi. L'altra torta che mi fa impazzire, che infatti mi ha fatto mia nonna due anni fa. Fragola. Bravo. Qualche sport? Come me, la palestra da tavola. Dai. È vero, sollevamento ma perfetta. Ma come è vero? Quello sì. Però, abbiamo deciso di quando mi decido che sport pratico? Una specie di aerobica. No, è workout a casa. Allenamento workout. Si chiama workout. E parla come mai. Si allena a casa. Non vai in palestra. Bello mio amore. Perché? Potrei fare per ore. Ah, the sexy fumaccio. Ma dai, smettila. Guardare i video. Ovviamente, come ogni sana youtuber che si rispetti. Se potessi vivere ovunque, dove andrei? È l'ultima. Rimini. Ah, ha sbagliato! Aspetta, la evidenza, la evidenza! Italia o estero? Non me l'hai detto questo. No, non ci dica. Se volessi cambiare città, dove andrei? Hai detto Rimini. Ricky, da buon come si dice, da buon siciliano, ballerà insieme a me una bellissima canzone di tradizione piemontese. Pure Nana la penitente. E sulle note di questa bella canzone noi vi salutiamo e mandiamo un bacio e la chiusura vediamo. La fa